Andrea Cardarelli, direttore della Cinema Sala degli Artisti, Cinema d'Essai, ma anche d'autore, un'iniziativa alternativa, quella della colazione con il cinema. Di che si tratta? Sì, niente, abbiamo cominciato a dicembre 2022. Facciamo domenica mattina colazione più film. Sono cose che si fanno nelle grandi città. Noi abbiamo pensato di farlo anche qui in provincia, qui a Fermo. Il pubblico sta rispondendo molto bene perché vengono molte persone la mattina a vedere il film, che comunque domenica è sempre un giorno particolare. Invece, questa cosa sta piacendo molto e abbiamo fatto tre film a dicembre nella prima parte, poi altri tre film da gennaio a marzo e l'ultimo adesso è questo qui con Warriors, I Guerrieri della Notte, tutti i film restaurati dalla Cineteca di Bologna oppure dai Wonder Classic oppure da Vertigo. E poi adesso ripartirà a metà marzo un'altra rassegna, sempre di film restaurati, dovrebbe essere a partire dal 19 marzo con il film Cuore selvaggio di David È un periodo caldo per il cinema, tanto che ci sarà anche nella notte degli Oscar, la vivrete in prima fila qui alla sala di artisti. Lynch. Sì, abbiamo anche fatto anche questa follia, perché era una cosa che volevamo fare nel 2021 e 2022, però stavamo ancora in periodo pandemico e perciò ci siamo dovuti fermare. Però la follia è comunque rimasta e abbiamo pensato, siccome gli Oscar sono domenica prossima, il 12 marzo, e faremo dalle 11, dalle 23:30 l'ingresso fino a notte fonda, fino all'alba, cioè fin quando non ci saranno ultimamente premiati. Faremo questa cosa che si chiama The Hollywood Party, una nottata da Oscar, con ospiti che verranno in sala per parlare sui pronostici, sui film, e in più vedremo con il canale TV8, perché è l'unico che trasmette in diretta, in grande schermo, andremo anche a mettere degli snack, dei drink, ovviamente caffè e cornetti, per fare questa nottata, questa maratona fino all'alba. Vediamo che c'è un clima da circolo culturale, questo è un po' il senso del cinema a colazione, ma anche l'aperitivo, vero? Sì. Allora, sì, noi siamo un circolo del cinema e perciò ragioniamo il cinema come cultura, il cinema come socialità e perciò facciamo tutte quante iniziative oltre al di là della programmazione filmica, ma anche co colazioni, aperitivi, pranzi oppure ospiti con libri, con autori, registi, attori e anche questa cosa qui della Madonna Oscar, proprio per socializzare, per creare. Allora, che dico sempre, noi siamo un presidio culturale e perciò in quanto presidio andiamo a valorizzare un po' tutto quanto, sia le varie arti, ma anche il sociale. Colazione al cinema, oggi un capolavoro, I Guerrieri della Notte, e prossimi film, prossime date? Allora, il 19 marzo andremo a proiettare il film di David Lynch, Cuore selvaggio. Poi il 2 aprile il film di Buñuel del periodo messicano L, e invece il 16 aprile un film belga, Totò l'Hétéro, l'eroe di fine millennio. Allora, per quanto riguarda il film di oggi che è la colazione, ci sarà anche domani, lunedì alle 8 aperitivo e 9:30 proiezione film. Il vostro circolo proietta anche al Teatro Nuovo di Capodarco, con quali prossimi appuntamenti? Allora, il film in programmazione a Capodarco questa settimana è un film sul bullismo giovanile, Il Patto del Silenzio, un film potente, interessante, da adesso è da domenica fino a mercoledì. E poi ci sarà, intanto posso dire che ci sarà il 24 marzo, c'è un concerto di un grande autore romano pugliese, Luigi Mariano, che presenterà il suo ultimo disco. Che si chiama Un mondo lacido.
Il biglietto è sempre accessibile per il, da circolo, per il circolo. Sì, allora, il cinema è sempre 7 euro intero, 5 euro ridotto. Il biglietto del concerto abbiamo dovuto un pochino aumentare, anche perché ci sono purtroppo le spese dell'energia sono aumentate, sia gas che luce, però è 15 euro. Sala di artisti, non solo cinema d'autore, ma anche cartoni, fumetti, genere manga. Prossimo appuntamento? Sì, il prossimo appuntamento sarà il 14 e 15 marzo, sarà ad evento con il restauro del film Akira, un manga giapponese, un cult mondiale, dove interverranno anche due fumettisti qui locali, Lorenzo Scipioni ed Elisa Cerisciola, che faranno dei disegni e poi vediamo quello che si potrà fare in quel giorno, in cui dovremmo abbinarci anche un aperitivo a base sushi. Quindi l'invito in questo periodo per chi ama il cinema, visto che siamo in periodo dei festival, di Oscar, ma anche del cinema di Berlino, che è il momento clou questo della produzione cinematografica? Niente, noi stiamo aspettando di prendere anche alcuni film che sono andati a Berlino o che comunque sono anche andati a Cannes e a Venezia, che adesso usciranno, e qualcosa prenderemo. Adesso dobbiamo un attimo vedere, andare a trattare purtroppo con le case di istituzione, però qualcosa prenderemo perché comunque la sala di artisti è la casa del cinema in sé. La sala di artisti, affermo, è anche documentari, tematiche sociali di attualità. Sì, proprio l'11 marzo proietteremo Trieste e Bella di Notte, un documentario sulla rotta balcanica, dei migranti che vengono dalla rotta balcanica, che è anche purtroppo in questo momento anche attuale con la tragedia lì a Cutro, perché veniva da quella rotta. Sto qui un film prodotto da Zalab, è un evento in collaborazione, alle ore 5 e mezza, perciò pomeridiano, perciò il sabato pomeridiano. Verranno anche la sezione Marche di Amnesty International e più anche rivolti ai Balcani e Comitato 5 luglio. Andrea, rappresentaci The Warriors, questo capolavoro cult, un genere che in quel periodo, fino agli anni 70, fece molto scalpore per le scene truci. Sì, allora, il film è un autentico cult del cinema mondiale. È uscito nel 79, il regista Walter Hill, regista di film d'azione ma anche di film western, un regista un po' diverso dagli altri registi di Hollywood, molto non, un regista non allineato. Il film uscì nel 79, è un mix di fumetto, western, azione, cinema di fuga, perché comunque ricalca anche dei miti greci, ricalca molto il concetto del ritorno dell'eroe a casa, perché riprende, per quello che mi ricordo, da un romanzo di Senofonte che è l'Anabasi, perché questi in pratica sta gang che deve tornare a Coney Island, che ritorna tappa per tappa su questa metro braccata dalle altre gang, che ormai sono diventate iconiche, quelle del del baseball, gli orfani. Poi c'erano quelle, c'era la gang con tutte donne, c'era la gang dei neri, c'era un miscuglio di gang diverse, proprio che era la vera realtà di New York in quel periodo. Colazione con il cinema, com'è? È bellissimo, è una cosa insolita e curiosa. Poi il film è uno di quelli che ho visto e rivisto più volte, quindi lo vedo volentieri con l'aggiunta di questa cosa.